Ah, ah, dannazione! Muoviti, brucia, brucia! Ci credo. Porca che miseria! Cioè, ci siamo appena schiantati! Prendi l'ho visto! Veloce, veloce, tutti, veloce! L'elmetto, dove? Dove sta? L'elmetto. Okay. E dove vuoi che sia? Glender, per prendo? Ok, ok. Perché l'elmetto, Luca? Si respira ancora bene qui. Qual è il problema? Sì, ma non so per quanto riescono a reggere i generatori d'ossigeno, Espi. Vieni qua. D'accordo. Allora aprire entrambe le porte, che fai? Vabbè, fa uscire tutta l'aria. Ma cosa fa uscire tutta l'aria? Ormai abbiamo l'elmetto, giusto? Ce l'ho in testa. Sì, perfetto, sono bellissimo. Oh, porca miseria, guarda che roba. Siamo finiti. Ci siamo Ah, t'ho detto di evitare la palla di spugna, Luca. Il pianeta di spugna. Ti lascio guidare per 5 minuti e tu ti schianti così. E tu cosa stai facendo, Luca? Che criminale. Ma piuttosto, dove siamo finiti? Oh, porca miseria, guarda che roba. Non lo so, ma non mi piace. È come se fosse un mini sistema solare. Ci sono pianeti di ogni tipo. Guarda che cielo. Dobbiamo però riparare tutta la nostra navicella, altrimenti siamo costretti qui per sempre. Non sono pochi danni, Espi. Mi serve un sacco di roba, di materiali. Tipo? Mi sa che ci conviene andare su qualche altro pianeta. D'accordo, andiamo intanto a sopravvivere, a costruire qualcosa su uno di questi pianeti. Io direi di andare in quello con l'erbetta. Mi sembra più accogliente. Ok. Ok, ci sono. Oh, anch'io. Perfetto. Sì, Luca, però adesso com'è che ce la caviamo? Ma di cosa ti preoccupi? Mi sono portato il mio kit di sopravvivenza. Guarda qua. Oh, perfetto. Ottimo, così possiamo creare una mini terra all'interno di questo posto. Ma Luca, cos'è che ci serve esattamente per riparare la nostra navicella? Perché dobbiamo capire. Mi servirà un po' di ossidiana sicuramente. Ossidiana? D'accordo. Allora ci serve della lava. Ecco lì, il ghiaccio c'è già, meno male. E dell'acqua. Non lo so, devo vedere, ma sicuramente un po' di polvere di glowstone e magari altre cose. Glowstone. Oh, dannazione, ma tutte cose super complicate, Luca, per riparare la nostra navicella. Sicuramente una piccola casa dobbiamo farla. Anche perché, Luca, lo sai che qui è eternamente notte, visto che siamo nello spazio. Beh, sì. Cos'è quella roba là, a proposito? Non lo so, sono delle creature aliene, penso. Dai, facciamo la nostra casetta e non pensiamoci. Oh, ma... Espi? Luca, dove sei finito? Dove... Sei caduto, Luca? No, circa. Oh, porca miseria, cosa sta succedendo? Sei storto! Ma la gravità, questi pianetini, credevo fossero troppo piccoli. Che spettacolo, guarda un po'. Oh mio Dio, mi dà un po' la nausea. È veramente strana questa cosa, però è spettacolare. Oh mio Dio, è bellissimo. E se facessimo una casa storta? No, è un po' scomodo. Torno su. Attento, Luca. Vedi, è molto pericoloso. Questi pianetini sono così piccoli che ti schianti un attimo. Ma secondo te posso entrare in orbita? Aspetta, guarda se esco fuori da di là. Oh, Luca, dai, non esagera. Oh, stai facendo il giro completo. No, davvero? Ma dai, è spettacolare! Vabbè, dai, dammi una mano a fare bello, la nostra casa. Prova, è divertente. No, mettila di giocare con la gravità, Luca, che cadi nello spazio prima o poi. Ma va. Guarda, una mela, il nostro primo cibo. Oh, qui sul pianeta alieno. Avevo proprio fame. Dammela, maledetto! L'ho trovata io, l'ho vista proprio prima. È mia. Non scappare. Maledetto. È mia. Vieni qua, non farmi inseguire. No. Oddio, che sta succedendo? Piano, piano. No. Non sono ancora abituato alla gravità. Vieni, ferma. Dai. Luca, che mi sto confondendo tantissimo. Dove sei finito? Aspetta, ma se io faccio questa strada. Oh, ti ho beccato! Dammi la mela! No, dammi la. No, sei entrato in orbita, Luca! Attento! Dove sto andando a finire? Non lo so, stai orbitando attorno al pianeta di roccia. Fai attenzione che c'è un coso gigantesco. Vabbè, già che ci sei, prendi un po' di roccia. Adesso ti lancio un piccone, magari. No, anche l'Ender Pearl. Seguono la gravità. Ok. Eccomi! Oh, finalmente! Meno male che abbiamo le Ender Pearl. È stranissima come cosa. Comunque ne potevi approfittare per prendere un po' di roccia. Ti avrei lanciato un piccone di... No, tu non hai visto cosa c'è lì sopra. C'è un serpentone nero gigantesco alienoso. In realtà lo vedo, però non voglio sapere di preciso cosa sia. Dai, facciamo questa casa, che la stiamo rimandando da un sacco. Anche se non c'è un'atmosfera, Espi, teniamo l'albero che magari fa un po' di ossigeno. Cioè, non credo funzioni, però può darsi che faccia qualcosa. D'accordo, teniamo l'albero. Anche perché così mi ricorda di più la terra e mi sento più a mio agio. Ed ecco qui la crafting table. Facciamo subito una bella porta, che non si sa mai che razza di alieni possono venire a bussare. E facciamo una bella finestrella qui. Perfetto. Ah, oddio, Luca, non... Oh mio Dio, ma non giocare con la gravità. Sei entrato dalla finestra e mi hai fatto prendere un colpo. Dai, smettila con questi scherzi. Mi sono lanciato dall'altra faccia, è bellissimo. L'ho capito, però dammi una mano a costruire questa casa al posto che giocare con la gravità. Luca, ti va di fare un saltino sul pianeta di pietra? Perché servirebbe un po' di quello pietra. Quello là sotto, ma sei pazzo, c'è qualcosa lì. Dobbiamo farci delle vabbè, armi. Lo affrontiamo, Luca, dai, lo buttiamo giù. Lo buttiamo delle in armi, orbita. Delle armi, Espi, è troppo forte. Vabbè, abbiamo dei picconi di legno, non bastano, dai, Luca, su, no. Dobbiamo sbrigarci.
Fammi vedere se c'è un po' pauroso. Di pietra qua. No, no, è tutto terra decisamente. D'accordo, allora come ti ho detto bisogna fare un salto sul pianeta di pietra. Che schifo, facciamo? Andiamo. Oddio santo, la gravità. Senta la gravità. Ok, io faccio un salto. Speriamo che sia amichevole quel tizio. Ok. No, oh, non è amichevole. Oh no, oh porca mis... No, salvami gravità. Sta venire salvami a salvarti. Aspetta, ma... Ah, che rumore fai, mi aiuta. Non lo so, che rumoraccio. Aspetta, qui intanto scavo un po'. Non ti preoccupare, Luca. Ma cosa scavi un po'? Che è successo, Luca? L'hai buttato giù? L'hai ucciso? Oh, perfetto. Era debole, aia. Aia, non andare sopra. Ha lasciato dell'acido, che schifo. Ok, ok, a questo punto, Luca, cos'è questo? Un satellite? Possiamo comunicare con qualcuno? Vabbè, non è il momento di pensare a queste cose. Prendi un bel po' di roccia. Ah, comunque, guarda cosa ho trovato nell'astronave. Oh, un bel po' di cibo. Anche perché qui sarà molto difficile coltivare qualcosa. Una fornace, un piccone di pietra per te e uno per me, Luca. Adesso dobbiamo... Tieni un altro po'. Perfetto, adesso dobbiamo iniziare a pensare a come ottenere tutto quello che serve per riparare la nostra astronave. Allora, sì. Acqua e lava le ho già individuate lì e lì. Quindi ci serve del ferro per fare dei segni e ottenere l'ossidiana. Il ferro lo dobbiamo trovare negli asteroidi, SP. Assolutamente. E poi ci serve anche del ghiaccio. Basta andare lì in alto per ottenere il ghiaccio penso. E infine la polvere di Gloster. Quella veramente non so, Luca. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. Forse quel pianetina lì un po' rossastro. Qua su quello desertico vedo che sono spuntati altre due alieni, SP. Si stanno moltiplicando. Per fortuna non ci serve la sabbia per il momento. Io direi direttamente di saltare sull'UFO, evitare quegli alieni giganteschi. Ok, Luca, a questo punto io farei subito un salto sull'UFO. Vediamo. Attento, cosa non ci aspetta. Su quello di sabbia. Ah, ti preoccupare. Dannazione, ho mancato completamente. Aspetta. Un po' troppo. Ok, ci sono. Perfetto, allora possiamo spaccare qui. Pensi che sia sicuro? O dobbiamo cercare un'entrata? Vorrei che fosse tipo pieno di gas e esplode tutto. Ok, allora guardati intorno. Porta, hai trovato porta. Qualcosa? Una porta, veramente? Oh, mamma mia, perché deve essere sempre tutto così pericoloso? Che posto! Ce l'abbiamo fatta? Una porta di legno, veramente. Che sicurezza incredibile che ha questo UFO. Che roba! E abbiamo la nostra Gloster, finalmente! Alleluia! Non l'avevo nemmeno notata. Ero la strumentazione. La cosa più importante è riparare la nostra astronave. Oh, così trovato? No, la cosa più importante è questa. Ma una pistola. Anzi, una pistolona, un fucilazzo. Cos'è quella roba? Ma che pistola hai visto te questo? Credo sia Un lanciarazzi, ma è spettacolare. È un lanciafiamme, non un lanciarazzi. Ma è un lanciafiamme spettacolare. Qua sopra cosa c'è? Fa male? Non provarlo su di me, smettila. Qui c'è un letto, aspetta che lo freghiamo. Ce lo portiamo a casa. Tanto agli alieni non fregherà nulla di questa cosa. E a questo punto io quasi quasi spaccherei anche il vetro, tanto di gas non ce ne sono. Ah, beh, sì, è vero. Basta, però! Usalo. L'ho preso! Mi ha dato veramente fuoco! Perfetto, così possiamo colpirli dalla distanza. E Luca, a questo punto, io tornerei a casetta e inizierei a pensare al ferro. Beccato casa con lanciafiamme! Come beccato casa con lanciafiamme, Luca? Aia, criminale. Spegni! Adesso arrivo a darti una mano! Ma porca miseria! Sempre a giocare con le cose che trovi. Un bel letto qui! Ma perfetto, ma smetti di stare qui a pettinare le bambole e farti la casettina. Non stiamo qua per sempre. Non devi fare la casetta bella. Ma l'ho capito, Luca, bella. Però, scusa, è per sicurezza. Cosa vuoi fare? C'è un asteroide, dobbiamo andare a prendere il ferro, no? Oh, d'accordo, mio Dio, ma c'è qualcosa gigantesco. Aspetta, bisogna mirare con precisione. Non ha la gravità quello, attento. Come non ha la gravità? Oh, porca miseria. È piccolo, è troppo piccolo. Mi sa che dobbiamo andare prima su quello di sabbia. Ok, prepara il lanciafiamme, Luca. Ah! Oddio, santo! Ah! Attento, attento! Brucialo, brucialo! Cosa sta succedendo? Ho caduto! Perfetto, cercare di non bruciare tutto quanto. Ok, eccomi. Attenzione, cactus. Attento. Perfetto, allora dobbiamo beccare soltanto quel piccolo asteroide. Non è così difficile. Mi penso io. Grande! Mamma mia, che colpaccio. Aspetta che ti raggiungo. Ah, no. Ok, ce l'ho fatta. Meno male spacca, che spacca, spacca. L'ho buttato giù un po' di... Addirittura. Diamante e ferro. Vabbè, ma scusa, ma è una cuccagna questa. Aspetta che facciamo così, subito. Gli asteroidi sono sempre pieni di roba. Lo so, facciamo subito una bella... Un bel piccolo... Guarda quanto diamante c'è. Mamma mia, che spettacolo. Guarda che facciamo subito una fornace. Ehi, piano. Con lanciafiamme. Ah, dannazione, il carburante scarseggia. Metto il mio piccone, non preoccuparti. D'accordo.
Perfetto, così otteniamo i 6 pezzi ferro che ci servono, 3 per il secchio e 3 per il nostro piccone. Ecco il nostro primo piccone di ferro e mi sa anche l'ultimo, meglio risparmiare. Diamantuzzi, guarda quanti sono, okay, che spettacolo. Davvero bene. Aspetta che faccio subito il piccone di diamante, così appena troviamo l'ossidiana sarà nostra. E a questo punto facciamo anche il nostro secchio. Ora sì che siamo pronti a raccogliere l'acqua e buttarla sulla lava. Prendi tutto quello che c'è qua dentro, non lasciamo niente. D'accordo. Luca, io quasi quasi andrei a fare una capatina sul mondo di lava già subito. Anzi no, su quello di acqua, scusami. Ghiaccio. È vero, anche il ghiaccio manca, dannazione. Vieni sulla sabbia, Espi, che vedo una cosa. Arrivo, su Luca. Del ghiaccio, mi serve una mano. Aspetta che devo mangiare un po', che sto morendo di fame. Pronto? Questa è la gravità. Oh, cadono le ender per... Cado in maniera molto strana, attento, Luca. Sono in orbita. Come sei stato in orbita? Calmati un po'. Ok, aspetta che ci provo anch'io. Ci sono. Così, in teoria. Piano. Ah, oddio, sono entrato in orbita anch'io. Aiuto, Luca. Attento, attento, avvicinati. Ah, dove sono? Come mi fermo? Come mi fermo? Ah. Soffia. Ah, ok. Eccomi, mi sono fermato finalmente. Oh, volevo prenderti al volo dall'albero qua. Certo, quasi. Certo, come se ne fossi capace. Ok, dai Luca, prendiamo un po' di ghiaccio. Ma Luca, ma cosa stai facendo? Ecco qua. Ma l'hai raccolto? Come... Ho preso un po' di ghiaccio. Ma scusa, ma... è speciale, non è ghiaccio normale questo, Espi. Ah, ecco perché lo puoi raccogliere, d'accordo. Che può essere fatto di ghiaccio normale un pianeta del genere. L'ho capito. Va bene Luca, a questo punto ora che abbiamo il ghiaccio e la polvere di Glowstone. Quella coda non mi piace per niente, è enorme. Vabbè, andiamo direttamente sul pianeta di lava. Anzi no, quello di acqua, scusami. Per prendere un po' di acqua e versarla sulla lava. E acqua sia. Oh, eccomi. Perfetto. Ok, un secchio. Che strano. Dovremmo essere a posto in teoria. Perfetto. Ok, adesso che abbiamo l'acqua. Andiamo subito su quello della lava. Stiamo facendo tutto. Siamo troppo forti. Subito. Mi posso lanciare, pensi? Ah no, forse è meglio usare l'Ender Pearl. Altrimenti schiatto malissimo. Ok. Questo ha la gravità. E ora una bella doccetta per questa lava. Oh, sì. Come si comporta? Oh, l'acqua è molto strana. Vabbè, ok, a questo punto, via di ossidiana. Ci basta un pezzo, vero Luca? Così vicini a scappare da questo posto. 2 o 3. Come 2 o 3? Io non c'ho mica tutta la settimana per stare qui a picconare. E già che ci sei anche un po' di quarzo. Ma come? Soltanto perché ti piace. Devo rifarmi le unghie. E dopo l'ossidiana ti prendo anche il tuo quarzo, soltanto perché sono gentile. Oh, bravo, bravo. Io ne ho preso un po', eh. Perfetto, d'accordo, così. E basta, a questo possiamo punto... andare. Via di questo. Possiamo andare, questo finalmente. Sistema solare strano. Verso la nostra navicella. Dai che sono già qui. D'accordo, arrivo. Aspetta che cerco di arrivare anch'io. Dai, piccola Ender Pearl. Ok, ce l'ho fatta. Ottimo, così. Fammi riparare i motori, tu vai pure dentro. D'accordo, aspetta, ma... l'ossidiana. Io ho l'ossidiana e poi la glowstone. Basta. Ma scusa, anche la polvere. Ah, l'hai presa anche tu, d'accordo. Io vado dentro. Fui la magia, Luca. Ok, dovrebbe essere tutto pronto. Ho messo qua il nuovo computer. Ho messo anche i nuovi sedili, hai visto? Oh, perfetto, d'accordo. Se non ti dispiace, vai, faccio pure un'altra. Avanti. Ok. Esatto, guido un po' io. Sei pronto? Devi accendere quando te lo dico io. D'accordo. Tutto chiuso. Non mi ricordo bene come accendere, ma ci provo. Motori pronti. Azione, vai. Oh, sta andando, funziona. Oh mio Dio, Luca, ci stiamo portando dietro l'intero pianeta di spugna. Sì, era un po' difficile staccarci, quindi conviene così. Aiu, au, au, Espi, no, attento. Ok, ci sto facendo un po' di manovra, dobbiamo ritornare a casa. Penso che sia quella lì in fondo. Non lo so, Luca, sono un pochino confuso. Io vado. Aspetta, ma perché qua manca un bullone? Che bullone? Oh, Dio, santo. Non è colpa mia. Vabbè, è partita da sola. We'll be right back.